Yes, good afternoon. I prefer to speak Italian language because I have my relation. Relation is very important, what I want to say today. So now I start in Italian language. Gli obitori di Sfax straboccano di cadaveri di migranti subsahariani affogati in mare. L'allarme lanciato dal direttore della sanità regionale, Hatem Sherif, è rimbalzato in tutte le agenzie di stampa del Mediterraneo. Infatti si poteva ascoltare in viva voce su Radio Mosaic, anche in Sicilia, in città come Trapani, Mazara del Vallo, Pantelleria e Lampedusa, dove il segnale e la musica di questa emittente arrivano forti e chiare, questa voce è giunta. La Tunisia è proprio qui, a 100 km di mare dalla Sicilia dove io vivo. 14 ore di traghetto, un'ora di aereo. E Tunisia è casa per migliaia di italiani e i legami di vicinato che uniscono il nostro sud con le loro coste a nord oramai si datano in millenni di storia. L'immagine dei poveri corpi senza nome né diritti, nemmeno da morti, accatastati dentro gli stanzoni ospedalieri del complesso di medicina legale dell'ospedale universitario Habib Bourguiba non può non prender la gola. E se sei lì, lo fa anche fisicamente. Un obitorio pensato per 35 salme, quando ne ha 100, emana e i deodoranti chirurgici non riescono a contenere. Dall'inizio dell'anno, secondo l'organizzazione, numero indefinito di dispersi. La Tunisia non è ancora la Libia, ma non è più democrazia, dice l'European Council on the Foreign Relations, riferendosi alla svolta autoritaria impressa dal presidente Saied, che ha usato il potere ottenuto a furor di popolo, sfiancato dall'economia stagnante e infuriato con la casta. Con le elezioni di 2 anni fa, fa sciogliere tutto, dal Parlamento alla Corte Suprema, e incarcerare un bel po' di oppositori politici e giornalisti. A metà febbraio, ad esempio, è stato arrestato Noureddine Boutar, noto giornalista e direttore generale di Moissic FM, la radio privata più importante del paese, ascoltatissima soprattutto tra i giovani. Ma torniamo alla condizione dei profughi e come sono trattati. Dal sud, a Zarzis, tempo fa arrivò la notizia che le autorità ci hanno provato a far sparire 18 cadaveri di un naufragio, seppellendoli alla meglio per non dover spiegare niente ai familiari. Ma la popolazione si è ribellata, con scontri e barricate durante i giorni. Anche a Sfax, dove lavorano medici e ricercatori dentro quel dipartimento di medicina legale, non è così semplice liberarsi dei corpi che il mare ha restituito, anche se quelle erano vite di subsahariani, donne, uomini e bambini profughi, non di tunisini con famiglie che li reclamano, erano soli. Tragicamente, anche in Italia conosciamo la questione. Dove è sempre il mare che restituisce i corpi abbaiandoli sulle spiagge, come è avvenuto ad esempio di recente a Cutro nel sud Italia. Il mare a volte aiuta le autorità inghiottendo o portando lontano dagli occhi, a seconda delle correnti, i frammenti di vita per sempre dispersi. Il mare è il cimitero giusto, nessuna lapide segnala che lì. In quel punto è avvenuto un naufragio. In mare, anche gli speronamenti dei barchini, ad opera delle motovedette della Guardia Nazionale Tunisina, non lasciano tracce. Se non c'è qualcuno che li filma con il telefonino e riesce poi a rimanere vivo, o dall'alto di un aereo civile, perché gli aerei militari o dell'agenzia Frontex vedono tutto, ma non parlano, coperti dal segreto militare. In mare non restano che relitti.
ma quei barchini, si sa, spesso sono delle bare galleggianti già in partenza. Ma per fortuna i sopravvissuti ci sono, nonostante i quasi 600 morti del 2022, proprio grazie alle loro foto, video e testimonianze sulla brutalità che la Guardia Tunisina esercita, e la Guardia Tunisina fa capo al Ministero degli Interni, utilizza nel catturare, affondare o deportare i migranti in mare, possiamo sperare nella giustizia. Tutto questo materiale, che sappiamo fortunatamente già essere in possesso della Corte Europea e delle Nazioni Unite. A dicembre dello scorso anno, un vasto raggruppamento di organizzazioni della società civile tunisina, italiana ed europea ha denunciato tutto questo in un documento dal titolo «I naufragi provocati consapevolmente al largo della Tunisia devono cessare». La Guardia Nazionale usa vecchie motovedette italiane e qui rispunta il sistema Libia, sistemati dai soliti cantieri Vittoria di Adria in provincia di Rovigo, in Italia. È una storia di successo dell'imprenditoria italiana, di quella media impresa a conduzione familiare, questa dei cantieri Vittoria. Se non ci fosse da prepararne mezzi per la cattura e deportazione nel Mediterraneo dei profughi, forse avrebbero già chiuso. E invece, ecco l'ingenuità. Nel dicembre 2020, l'appalto per la manutenzione e rimessa in efficienza di 6 motovedette, già nonate dall'Italia alla Tunisia nel 2014, se lo aggiudica proprio questo cantiere Vittoria. Anche perché è l'unico concorrente, 6 milioni e mezzo di euro a sostegno della nostra economia. Ma il Vittoria è davvero fortunato, oltre che operoso. È lo stesso che si era beccato l'appalto nel 2014 per la costruzione di ben 12 motovedette per la Guardia Tunisina, incassando altri 16 milioni. Naturalmente, anche in questi acquisti delle motovedette vengono effettuati con fondi che provengono dalle risorse destinate allo sviluppo della Tunisia. Ma prima degli ospedali, delle scuole, delle case, del grano che con la guerra in Ucraina manca, è ovvio che bisogna pensare a come addestrarli a fermare con ogni mezzo gli esseri umani in mare o in terra, nei lager, esattamente come in Libia. In conclusione, mi sembra di buon senso la dichiarazione del commissario europeo italiano Paolo Gentiloni, che dice: stabilizzare l'economia della Tunisia è una premessa anche per gestire insieme il tema dei flussi migratori. Non possiamo nasconderci dal fatto che molti flussi dall'Africa subsahariana si sono concentrati in Tunisia. E poi prosegue, a margine del workshop Ambrosetti: la Tunisia ha bisogno di aiuti per gestire in modo umanitario la presenza di queste persone, per favorire, sottolinea il commissario Gentiloni, i rimpatri volontari quando ce ne siano le condizioni e per gestire i movimenti verso l'Unione Europea, sapendo che bisogna lavorare sempre di più per migrazioni regolari, di cui la nostra economia ha tra l'altro bisogno, e sempre meno invece per incoraggiare i movimenti irregolari che mettono a rischio la vita delle persone, conclude Gentiloni. E concludo anch'io. Thank you. Thank you so much, Mr. Abramo. I will now briefly read the English translation of some of the points that were raised by Mr. Abramo. So Mr. Abramo said that Sfax's morgues are filled with the bodies of sub-Saharan migrants who drowned at sea. The alarm raised by the Director of Regional Health, Hatem Sharif, spread in all press agencies of the Mediterranean, even on the radio Mosaic FM. Tunisia is here, 800 kilometers by sea, 14 hours by ferry from Palermo, 2 hours by plane. Tunisia is home to thousands of Italians, and the neighborhood ties between us date back thousands of years. Many nameless and rightless bodies are piled up inside the large hospital rooms of the forensic medicine complex of the Habib Bourguiba University Hospital.
A morgue designed for 35 corpses is filled with 100. Since the beginning of the year, according to the International Organization for Migration, 450 people have died in the Tunisian sea. The number of missing remains unknown. Tunisia is not Libya, but it is no longer a democracy, says the European Council on Foreign Relations, referring to the authoritarian turnaround made by President Saïd, who used the power obtained by the people through elections 2 years ago to dissolve everything from parliament to the Supreme Court and to jail political opponents and journalists. In mid-February, for example, Nouriddin Boutar, a well-known journalist and general manager of Mosaic FM, the most important private radio station in the country, listened to especially among young people, was arrested. But let's go back to the condition of refugees and how they are treated. From the south in Zarzix, news arrived some time ago that the authorities had tried to make 18 corpses from a shipwreck disappear by burying them so they won't have to explain anything to their families. But the population rebelled with the clashes and barricades that lasted for days. Even in Sfaqis, where there are doctors and researchers in the forensic medicine, it still is not so simple to get rid of the bodies that the sea has returned, even if those were lives of sub-Saharan refugee women, men, and children, not of Tunisian families who claim them. Tragically, even in Italy, it is always the sea that returns the bodies to the shores, as happened recently in Cotaro, in southern Italy. The sea sometimes helps the authorities by swallowing up or taking the bodies far away, depending on the currents. The sea is their true cemetery. No stone indicates a place of a shipwreck. At sea, even the ramming of the small boats by the patrol boats of the Tunisian National Guard leave no traces. If there isn't someone who films with them a mobile phone and then manages to stay alive, or from a civil plane, because the military sees everything, but they stay silent. But we know these small boats are often floating coffins. Luckily, there are survivors despite the death of 600 in 2022. Thanks to their photos, videos, and testimonies on the brutality of the Tunisian Guard, of the Ministry of the Interior, which uses force in capturing and drowning or deporting migrants in sea, we can still hope for justice. The current presidential campaign is worrying as it is marked by racism, pushing many Africans to leave for Europe precisely on small boats, not equipped to face the perils of the Mediterranean Sea. This, together with the investments for the purchase of Italian patrol boats for sea control, is another element in transforming Tunisia into a new Libya. Thank you so much again, Mr. Abraamo.